Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video, oggi in partenza per la Toscana e giustamente piove, comunque vabbè adesso mi preparerò con la tuta antiacqua e poi partirò, sicuramente magari adesso non vi porterò subito con me in moto ma vi aggiornerò strada facendo perché giustamente piove e non riesco ad agganciare la GoPro, cioè la GoPro, la Action Cam sul casco, visto che se no magari dopo si rompe bagnandosi. Quindi niente ragazzi, ora mi preparerò e ci vediamo più tardi. Ok ragazzi, sono quasi pronto, adesso andrò a sistemare un paio di cose e poi partirò alla volta di Pisa e speriamo che là ci sia bel tempo. Purtroppo oggi, come ripeto, piove, adesso che sta piovendo poco magari partirò e niente, ci vediamo più tardi. E eccoci qua ragazzi, mi sono fermato un attimo a fare rifornimento, ho fatto tanto sto stradale che costeggia la Cisa, ho preso tanta di quell'acqua ragazzi, comunque speriamo che giù migliori un po', adesso prossima tappa sarà Pisa e vedremo poi il da farsi, se mi fermerò lì a Pisa o proseguirò, vedrò un po' il tempo. Quindi ragazzi, questa vacanza è partita un po' male, però speriamo che si possa migliorare. Quindi ciao ciao, più tardi per aggiornamenti. Non vi metto sul casco perché ragazzi, guardate che tempo da lupi. E ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi. Torre di Pisa, piazza qua a Pisa, spettacolo, c'è un'acqua però. Ok, adesso torno alla moto e proseguo il mio viaggio verso Piombino, in teoria là dovrebbe esserci bello, infatti è verso di là. Ci vediamo più tardi. Ok ragazzi, mi sono fermato un attimo visto che sta venendo fuori il sole, sono fermato un attimo per togliere un po' i vestiti bagnati e adesso proseguirò per Piombino. Magari fra una ventina di chilometri mi fermerò ad ingrassare la moto se ci sarà ancora così bello. Meno male che adesso è arrivato il bel tempo. Ma guarda che bello! E qua si vede anche un po' da lontano il porto di Livorno. Non so come saranno le strade, se si vedrà un po' di mare, non lo so. Comunque vabbè, a Piombino sicuramente il mare c'è. Finalmente sole ragazzi, il sole! Eccoci ragazzi, passato Livorno, adesso stiamo facendo la strada che costeggia il mare, ovvero il lungomare. Non si vede ancora, però credo, guardando la cartina, cioè la cartina, guardando il navigatore, credo che fra un po' si inizierà a vedere il mare. Un cocane! Ma te, ma che strada, che spettacolo! Wow! Wow!
spettacolo di strada, ragazzi, con un mare che si scaglia nei qua così, con il mare che si infrange sugli scogli. Wow, bello, bellissimo. Wow, madonna mia. Spettacolare, il mar Tirreno in tutta la sua spettacolarità, ragazzi. Wow, guardate. Quanto ho capito, questa è anche una zona militare, perché lì tra Pisa e Livorno c'è una base abbastanza grossa. Cioè, una città, non è una base in pratica. E rieccoci, ragazzi, siamo vicini a Piombino, mancano poco meno, credo, di 40 km. Adesso devo ancora decidere se andare in albergo, cioè se cercare un albergo in campeggio. Strada abbastanza carina, siamo un po' nell'entroterra, non siamo distanti dal mare, ma non si vede. Quindi, ragazzi, io per il momento vi saluto e ci vediamo più tardi. E eccoci, ragazzi, mancano 20 km a Piombino. Adesso, appena trovo un posticino, mi fermo a mangiare perché c'ho una fame. Ok, abbiamo trovato un ristorante, vediamo. E rieccoci, ragazzi, ora finito di mangiare, siamo arrivati quasi alla prima destinazione della vacanza, ovvero Piombino. Mentre mangiavo ho guardato un po' i campeggi in zona Piombino per vedere un po' magari le foto su come sono attrezzati e tutto, e ho scelto quello che mi garbava di più e l'ho messo sul navigatore. Mancano al campeggio 25 km, quindi mezz'ora, 40 minuti massimo di strada. E ho notato che ce ne sono veramente tanti di hotel, campeggi e tutto, quindi ho visto che questa vacanza è partita all'insegna dell'avventura, andiamo in campeggio. Ok, ragazzi, mancano solo 2 km e da quello che vedo dal navigatore deve essere una zona spettacolare dove c'è il campeggio. Pappasole questo, che spettacolo. Pappa sole, vede che, vediamo dove andarlo a prendere. Là c'è l'aria camper, questo? Boh, wow. Oh, magari andiamo a fare una passeggiata a piedi. Eccoci qua, vediamo se c'è un posto. Ok, ragazzi, arrivati al campeggio, ora via di montaggio dalla tenda. Ragazzi, adesso andiamo a fare la doccia e dopo vi porto a fare un bel giro dal campeggio e dalla zona. Che dire, docce molto grandi,
molto belle, sembrano belle pulite. Ok ragazzi, doccia finita, sono cambiato tutto, adesso vado a fare un giretto per il campeggio e nella zona a vedere se c'è qualcosa di carino da vedere. Tu vedete un bel campeggio questo, con un paio di pecche che c'era la doccia un po' freddina. E poi il terreno è molto duro per i picchetti, ho fatto molta fatica, però devo dire che comunque è un bel campeggio, dai. Bagni puliti, c'è anche l'aria barbecue, ce ne sono penso due o tre. Molto carino. Rieccoci ragazzi, adesso vado a fare un giretto qua in zona. Una bella zona sembra. Adesso vorrei arrivare al mare se riesco. Ho preso questo vialetto qua. Qua in giro non c'è davvero niente. Un posto sperduto. Adesso provo a vedere un po' in giro se c'è qualcosa da guardare, da fare. Si sente l'odore e si sente il rumore delle onde del mare. Che spettacolo sto boschettino qua. Spettacolo! Eccoci ragazzi, dentro la tenda, volevo farvi vedere un po' com'era la tenda all'interno. Ci sto io, comunque ho trovato il posto per il borsone, ho trovato anche il posto per il borsone, un po' di roba, quindi bene dai. Adesso vedremo come si riposerà, domani vi farò sapere che domani per voi sarà settimana prossima, quindi ragazzi... Spero che questo primo video della vacanza vi sia piaciuto. Ricordatevi di iscrivervi al canale per seguire le prossime avventure. E ciao ciao!